Pace e bene a tutti. Ecco alcuni piccoli avvisi per l'evangelizzazione. Allora, la catechesi di lunedì 1 novembre, lunedì 1 novembre alle 20 a Santa Bernadette non ci sarà, quindi ci sarà, riprenderà dal 15 novembre, quindi 2 lunedì dopo, alle 20 riprenderà Santa Bernadette. Il 1 di novembre non ci sarà la catechesi per il mese di novembre, e ci sarà il 15 novembre, poi come sempre ogni 2 lunedì. E per quanto riguarda invece le catechesi a Sant'Antonio a Piazza Asti, le prossime catechesi come sempre saranno il secondo e il quarto venerdì del mese, che mi sembra che capitano il 12 novembre e il 26 novembre. Allora, questi sono gli avvisi, perché molte persone mi chiedevano se il 1 novembre o lunedì c'era la catechesi. No, ma non c'è, non c'è. E riprenderà il 15 novembre e poi ogni 2 lunedì, come diciamo stabilito da calendario. E Piazza Asti saranno sempre il secondo e il quarto venerdì del mese. Poi, se naturalmente per qualche motivo non c'è o non ci sono le catechesi, come in questo caso il 1 novembre, vi avverto, cerco di avvertirvi sempre in tempo e di avvertire più possibile tutti. E approfitto poi di questi avvisi per l'evangelizzazione, perché voglio chiarire un piccolo punto. Io oggi ho mandato una piccola richiesta di preghiera, prega e non temere, legata alla festa di Halloween in particolare e al mese di novembre per i defunti, e probabilmente non mi sono spiegato, bene completamente, perché sembra, mi sono arrivati alcuni messaggi dove sembra che in qualche modo io possa giustificare le feste di Halloween per i bambini, perché ho detto che i bambini di solito sono in buona fede fino a prova contraria, no? Naturalmente io voglio chiarire che intendevo che a volte i bambini, pur se si vestono da scheletro o da pipistrello, poi vanno a una festicciola, però di solito fanno giochi per bambini normali, non cattivi o occulti, e quindi anche se io ho sconsigliato anche di mettersi quegli abiti e quindi di non partecipare alle feste, però di per sé non è che fanno, a parte il mettersi vestito da scheletro o da pipistrello, non è che fanno cose cattive. Naturalmente se poi in queste feste si dicono parolacce, o se fanno maledizioni, o se fa qualunque cosa che è mancanza o peccato, naturalmente io questo non lo condivido e quindi dico di non farlo. Voglio essere molto chiaro, perché alcune persone mi hanno scritto dicendo che praticamente sembrava che io quasi giustificassi queste cose, dicendo che i bambini erano in buona fede. Ma io intendevo, i bambini sono in buona fede quando sono in buona fede, cioè quando non fanno niente di male, fanno dei giochi. L'unica esagerazione che hanno fatto è mettersi il vestito da pipistrello o da scheletro, ma appunto però non è che hanno fatto qualche parola cattiva, invocazione strana, maledizione. Quindi io parlo di buona fede vera, cioè fino a quando uno rimane nel bene, no? E ho detto appunto che anche questi vestiti, che secondo me sono dei vestiti brutti, nel senso che rimandano a cose brutte, no? Perché possono rimandare a simboli di morte, a queste cose, sono da sconsigliare, quindi anche questo l'avevo detto. E quindi sottolineo ancora di più tutto questo, che io sono contrario a, non solo alla festa di Halloween, perché vi ho detto che deriva dall'occultismo e vabbè, ma anche a qualunque cosa, anche nelle feste più innocenti che ci potrebbero essere di bambini, ma se in queste feste poi ci sono parolacce o maledizioni, naturalmente sono tutto da condannare, ci mancherebbe altro. Nessuno ha voluto minimamente sottovalutare il pericolo praticamente che può derivare dalla festa di Halloween in tutte le sue dimensioni, ci mancherebbe altro. E poi come ultima cosa vorrei dire questo, e già l'avevo detto qualche tempo fa. Io l'ho detto, l'ho ripetuto diverse volte in questi circa
2 anni che porta avanti il ministero di evangelizzazione di Gesù, e noi partecipiamo con lui appunto a questo ministero, prima partecipasse io. Ho sempre detto che tutto quello che fa Don Roberto è per sempre, questo vale per sempre, per tutto il mio passato, presente e futuro, senza eccezione, non ci sono eccezioni. È sempre sottoposto a Cristo e all'obbedienza della Santa Chiesa Cattolica. Quindi io fin da adesso rinnego qualunque cosa si potrebbe trovare. Non mi sembra che c'è, comunque se dovesse succedere qualunque cosa di qualunque tipo, anche che mi spiego male, sappiate sempre che io rinnego immediatamente qualunque cosa non possa essere in accordo con la dottrina di Cristo, con Gesù e della Chiesa Cattolica. Questo vale senza eccezioni, quindi sappiatelo sempre, e questo vale anche quando, per assurdo, mettete che un giorno una persona usa il nome di Don Roberto, oppure dice questo l'ha detto Don Roberto, oppure sappiate che se qualunque cosa può succedere, che ne so, scritto in un libro, detto per radio, per assurdo detto su qualunque canale dei mezzi di comunicazione, si porta il mio nome per andare contro Cristo o andare contro la Chiesa e quello che comanda o indica la Chiesa, sappiate che fin da adesso io rinnego, nessuno può usare il mio nome per andare contro Cristo e la Chiesa. E chi dovesse per assurdo farlo sappia che è smentito da me per tutto il mio passato, per tutto il mio presente e per tutto il mio futuro. Così ho voluto dire con chiarezza questa cosa perché così si leva qualunque tipo di equivoco, qualunque cosa, in modo tale che si sa che Don Roberto è servo inutile. Quello che fa lo fa per Cristo e per edificare la Santa Chiesa, e ogni volta che o direttamente o indirettamente la sua persona, il suo nome, possa anche solo apparentemente andare in contrasto con Cristo e con la Chiesa, io fin da adesso rinnego ogni male di questo tipo e mi sottometto completamente per passato, presente e futuro a Cristo e alla Santa Chiesa Cattolica Apostolica. Ok? Quindi questo basterà. E adesso ecco, alla fine di tutto questo, vi ricordo allora che a novembre, mi raccomando, lo ripeto perché poi magari qualche persona per assurdo potrebbe, che so, non poter ascoltare l'audio, così spero che magari qualcun altro glielo dica se non l'ascolta. Il 1° novembre, lunedì, non c'è l'incontro a Santa Bernadette, non c'è. Ci risarà il 15 novembre e poi ogni 2 lunedì. Mentre a Piazza Asti ci sarà il secondo e quarto venerdì del mese, e poi ogni primo giovedì del mese, ogni primo giovedì del mese, tutti i mesi, ogni primo giovedì alle 21:40 c'è la catechesi su Radio Mater, che mi sembra che in questo mese capita il 4 novembre, il giovedì mi sembra, ma adesso non mi ricordo. Comunque, primo giovedì del mese, catechesi a Radio Mater. 15 del mese ci sarà la catechesi a Santa Bernadette, 12 e 26 c'è a Piazza Asti a Sant'Antonio. Ok, così tutti sono informati, tutti si possono, diciamo, regolare al meglio possibile. E, lo streaming c'è soltanto a Piazza Asti a Sant'Antonio, l'altra volta purtroppo c'è stato un problema tecnico e meno male che avevo registrato io, così alla fine tutti avete potuto ricevere la catechesi e la preghiera. A Santa Bernadette ci stiamo attrezzando. Ok, ringraziamo il Signore di tutto, mettiamo gli occhi su Gesù. Vi rinvito, come ho detto anche nell'avviso, prega e non temere, di segnare messe per il fallimento di tutti i piani di Satana e per il trionfo del cuore immacolato di Maria nella divina volontà. E poi, in questo mese di novembre, mi raccomando, usiamo veramente una carità squisita, che è la carità di Cristo verso i defunti, anime del purgatorio, sacerdoti in purgatorio, consacrati in purgatorio. Veramente, guardate, le anime del purgatorio sono state, sono e saranno sempre un aiuto straordinariamente meraviglioso.
Pace e bene a tutti e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.